Guido Zappavigna, candidato alle elezioni regionali del Lazio con la destra di Storace. Guido, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io partirei dal motivo, il perché, della tua candidatura. Beh, guarda, io vedi, tanti mi conoscono nell'etere romano come tifoso della Roma, ma non sono solo tifoso della Roma. Io è dal 72 che faccio politica. Purtroppo, negli anni 70 sappiamo come andavano le cose. C'erano giovani che da una parte e dall'altra si scontravano nelle strade e col senno del poi ti rendi conto che magari hai fatto il gioco di qualcuno. Io veramente mi inchino a tutti coloro che, non, guarda, non parlo di coloro che sono caduti o di coloro che sono finiti dietro le sbarre, parlo di chi ha cambiato in generale, di chi ha cambiato la propria esistenza nelle sezioni dell'MSI o del Partito Comunista, nelle sezioni dell'estrema sinistra o dell'estrema destra, perché tutti comunque avevano un sogno. Poi purtroppo è venuta l'epoca dei ragionieri della politica e abbiamo visto quello che è successo. Parlo di ragionieri della politica perché io credo che per fare politica ci voglia passione, ci voglia prima di tutto passione per la gente e amore per il proprio territorio. E credo che ai, tra virgolette, politici di oggi manchi proprio questo. Dopo quel periodo, dove abbiamo pagato sulla nostra pelle le nostre scelte, io ho continuato a fare tanto, tanto sociale, mi sono occupato anche delle case famiglia, delle suore calasalziane su Via Oleria per i bambini, abbiamo portati a Trigoria, abbiamo portati a fare delle pizze con l'associazione Angeli 4, insomma non ho mai abbandonato l'impegno per il sociale. Poi, per un caso fortuito, ho cominciato a lavorare per il sindaco Alemanno, all'URP, che è il posto dove i cittadini romani chiamano, scrivono lettere e chiaramente facendo presente i loro problemi. E credimi, sono veramente tanti. E me ne sto accorgendo in questo periodo di campagna elettorale dove incontro tanta gente. E vedo che veramente sono tanti, tanti problemi, la gente è veramente disperata. Dopodiché, ho avuto un incarico regionale, sono andato ad amministrare, ed è la prima volta che lo faccio, da 2 anni una riserva naturale in provincia di Rieti, sono 3.200 ettari, si chiama Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Riva Sottile. Non lo dico io, ma lo dicono le rassegne stampa dei giornali locali. Sono arrivato a Dama su tante cose. Per arrivare a Dama mi sono servito, tra virgolette, di una cosa dell'istituzione di cui vado veramente orgoglioso, un'assemblea che ho chiamato Camera delle Categorie, formata da tutti coloro che operano all'interno della riserva e hanno sulle loro spalle, vivono i problemi sulle loro spalle. Questa assemblea, formata dal contadino, dall'agricoltore, dall'operatore turistico, dalle associazioni di categoria, mi ha dato gli input per fare le cose. E ripeto, sono orgoglioso di aver fatto tante cose, ma sono ancora più orgoglioso di aver istituito questa assemblea che si chiama Camera delle Categorie, perché per me la partecipazione popolare è fondamentale, perché le decisioni devono venire dal basso e non possono calare dall'alto, devono venire da chi vive i problemi sulla propria pelle. In virtù di questo mi presento al Consiglio regionale perché 2 anni fa ho sfiorato il successo. Per 200 voti non ce l'ho fatta, ne ho presi quasi 4.000. Spero di poter essere a disposizione della gente in uno scranno del Consiglio regionale e la mia porta sarà sempre aperta. Perché mi candido? Mi candido perché a me piace essere a disposizione delle persone. Se riesco ad arrivare a Dama a risolvere un problema di una persona, sono felice. Ho comunque il mio lavoro, quindi io non campo di politica. E a Certo. proposito di questo, poi vorrei dire qualche cosa. Sì, no, poi entriamo nello specifico.
di questo. Però io ti volevo chiedere una cosa in particolare. Mi permetto di darti del tuo in virtù ma che scherzi? Della passione calcistica che ci unisce, perché quella comunque è in comune. No, dicevo, a proposito dell'etica nella politica, allora noi leggiamo di sprechi continui alla regione, 35 milioni solamente per le spese di cancelleria tra il 2007 e il 2011. Ecco. No, ma guarda, non è solo la regione Lazio, la regione Lombardia, è tutto il paese. La Puglia, è un andazzo continuo. Però io, a proposito di questo, voglio andare un attimo controcorrente. Sì. Nel senso che ti dicevo prima, io sto girando. Mm-hmm. Sto girando e incontro la gente disperata che arriva col curriculum pensando che io potessi fare qualcosa. Io purtroppo non posso fare nulla e io non posso promettere nulla. Mm. Non prometto nulla perché non sono in grado di promettere nulla, ma do la certezza che domani, se avrò l'onore di essere investito di quella carica e occuparmi dei problemi dei cittadini, io sarò dal minuto dopo a disposizione della gente che verrà a dirmi quali sono i problemi e come poterli risolvere. E durante il percorso le occasioni capitano, e ti dico questo, io l'altro giorno ricevo una telefonata, chiaramente se fai politica conosci tanta gente. Certo. Beh, ricevo una telefonata, difatti ti dico un aneddoto, di un mio amico che mi dice: guarda Guido, ce l'hai un gastronomo che c'è la possibilità di farlo lavorare? E dico: Marco, guarda, in 2 minuti non ce l'ho, adesso piano piano mi verrà in mente qualcuno e te lo dico. Beh, il pomeriggio, sempre durante la campagna elettorale, vado a Palestrina, incontro una persona che aveva con sé un ragazzo, che ha detto: sì, sai, poi questo, quell'altro, poi bisogna anche risolvere i problemi del lavoro. Per esempio, sto ragazzo ha perso il lavoro, c'ha 2 figli. Mi è venuta la lampadina e ho detto: che fa il gastronomo? Sì, beh, sta lavorando adesso, ecco, a 1200 euro al mese a tempo indeterminato. Beh, comunque mi vada la campagna elettorale, io sono felice solo per questo. E ti dico questo perché ti dico che le occasioni capitano, certo, durante il percorso, ma devono capitare, vada bene, non per gli amici, per tutti. Perché quando uno a me, perché ora devi farla finita degli amici, perché con la storia degli amici siamo arrivati a questo punto. E ti dicevo prima, sì, io giro, no? E la gente dice: sì, ma la cena elettorale non la fai. Ah, cioè, ecco, le cene elettorali, dice: sì, guarda, c'ho un gruppetto di imprenditori che poi che? Ma poi che? Cioè, è ora di farla finita. Allora, quando io incontro queste persone, purtroppo ci hanno instillato questa maledetta logica, ci hanno avvelenato l'anima. È ora di farla finita, di dire poi niente, poi dobbiamo fare le cose per questo paese. Poi facciamo un percorso insieme e le occasioni capitano, ma devono capitare per tutti, non per gli amici. Certo. Perché quando uno amministra per tutti i cittadini. Io l'altro giorno ho visto una scena spaventosa in un ristorante di cui non faccio il nome, c'erano 400 persone che mangiavano primo, secondo, contorno, dolce, antipasto, e il candidato, perché era una scena, un pranzo elettorale la domenica, nemmeno si è presentato. Fuori c'erano 8 pullman. Lì sono partite 13-14 mila euro e lì ci metti le fondamenta per fare un asilo nido o per fare mangiare 3 pensionati in un anno. Certo, non certo. È più possibile. Allora io dico alla gente, non dico votate per Guido Zappavigna, per carità, ma votate le persone, uno, che vivono comunque al di là della politica, sì, due, che hanno mostrato nella propria vita coerenza e amore per la gente e passione per il territorio. Certo. Guardate chi sono, non vi fate i pacchetti di voti, i voti con ancora cesta, sto schifo, perché se non si spiega che Renzo Bossi ha preso 13.000 voti, ecco, e Fiorito 30.000. Votate le persone che credete che possano fare il bene della gente, valutatele. Non sulla cena elettorale, perché questo è il dramma, sì, perché è vero ci hanno amministrato i ladri, ma pure noi abbiamo messo del nostro per metterli lì. Ah, qualcuno l'ha votato, certo, se no non ci arrivavano da soli. Se uno è ladro adesso, era ladro pure prima. Sì, assolutamente. Capito? Senti, prima di salutarci permettiti di sfruttare... Già finito.
scherzo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è tantissimo, però un'ultima domanda te la devo fare sulla Roma. Senti, su questo Sceicco, farmi sfruttare il grande Guido Zappavigna anche per fini calcistici. Dimmi qualcosa, se credi che sia la svolta o no. Cosa, io credo una cosa. Io anche nei tempi bui di Luis Enrique ho difeso questa società, che credo che abbia bisogno di tempo per diventare veramente una delle top al mondo. E io credo che come società sta lavorando molto 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 bene. Oggi io ti dico, dopo Roma-Juventus, credo che ho avuto ragione di quello che ho sempre detto, perché Roma-Juventus ci ha dimostrato che noi abbiamo dei grandissimi giocatori, grandissimi giocatori che partono da 18 anni e arrivano a 23, 24, massimo 25. Sai che cosa vuol dire questo? Sì. Che tu, una volta che trovi la quadra, e credo che la quadra si stia trovando, una volta che tu trovi la quadra, tu c'hai una squadra che sarà in cima all'Europa per 15-16 anni. Io ho sentito parlare del Manchester sulla mela, il procuratore che parte, ecco, io ho sentito un bel, dice, se ci danno 40 milioni lo diamo via, no, perché è una grande squadra, per 40, 50, se c'hai un campione te lo devi tenere, e io credo che il futuro è questo. Bene. Non siamo né l'Udinese né il Siena, io credo che la Roma di questo passo diventerà veramente una delle top, e questo grazie a questa società che sta facendo cose che noi non avremmo mai immaginato. Chiaro, è chiaro che a Roma poi ci vogliono i risultati, però l'avevano detto, ci vogliono almeno 5 anni. Io credo che ci vorrà molto meno, perché siamo vicini all'inizio di un grande percorso, credimi. Bene, bene, lo speriamo tutti. Io ti ringrazio per il collegamento. Vince a Bergamo, ecco, questi 3 punti. Che è la cosa più importante, il campo. E, no, un abbraccio, un in bocca al lupo per le prossime elezioni, un buon lavoro e una buona serata. Grazie, Grepi, e grazie di tutto.